prima cosa che faremo per Caserta è in realtà completare la richiesta di completare il policlinico, visto che la Regione Campania ha finanziato già 50 milioni di euro per completarlo, quindi il nostro obiettivo è lavorare in questa direzione, ma soprattutto è realizzare una condizione di sviluppo e di occupazione dal litorale Domizio fino alle zone ZES, zone economiche speciali, perché questo ci possano aiutare a dare forza e far sì che i giovani possano restare qui a fare, come dire, un'occupazione stabile e non andare via da qui. E dall'altro continuare a lavorare sulla sanità per rafforzare il livello territoriale e far sì che la gente non si vada a curare fuori e che resti qui a curarsi.